piccole calciatrici crescono sotto il segno del delfino. Attraverso tre Open Days, la Pescara Calcio ha reclutato giovani atlete o neofite del pallone per una scuola tutta al femminile che compie in questi giorni il suo primo anno di vita. Le allieve tirano i primi calci sotto la guida di giocatrici professioniste di calcio e di futsal. Clara Brunozzi, responsabile del settore femminile della Pescara Calcio. La Pescara Calcio approccia il calcio femminile. Come rispondono le bambine, le ragazze? Allora, devo dire che questo è il secondo anno, siamo al terzo Open Day e un minimo di risposta c'è stato, ma si può fare anche di più, insomma. Abbiamo avuto all'incirca fino ad oggi che hanno partecipato all'Open Day circa una ventina di bambine, più o meno, 20-25, che vanno dai 5 anni ai 12 anni. E come, diciamo, come approccio, visto che comunque è una cosa nuova non solo per Pescara, è un po' nuova in generale, diciamo quest'anno si è avuto il boom con le femminucce, anche proprio con le scuole, quindi ce ne sono di qualche bambina sulla città di Pescara che gioca, c'è, però a noi piacerebbe proprio raggrupparle per far sì che possano partecipare ai campionati come fanno anche i maschietti, giustamente, loro vogliono le stesse identiche cose. Ilaria Gargano, responsabile del settore femminile della Pescara Calcio, l'obiettivo è quello di avere vostre squadre per partecipare al più presto a campionati femminili. Sì, esatto, infatti questa scuola calcio nasce appunto da questo obiettivo, infatti con la collaborazione con una squadra di calcio femminile A11 che è la Saponeria, che milita nel campionato di Serie B nazionale, noi speriamo un giorno di far giocare le nostre bambine appunto in questa squadra. La scuola calcio recluta bambine dai 5 ai 12 anni e il primo step è quello di creare una squadra di giovanissime in modo tale da farle partecipare appunto dei campionati anche regionali e poi sfociare appunto nella prima squadra della Saponeria, che ha un'importanza sicuramente maggiore. Presidente, accetta il nostro invito? Certo. Mister, un invito per lei. Grazie. Capitano, ti aspettiamo. Grazie. Simone Andrea, è per te. Grazie. Abbiamo bisogno di una giornalista. Contratto annuale con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Parliamone. Cuccioli e Campioni, il venerdì alle 21 su Rete 8 Sport. Ragazzi, fate i bravi.